presidente di Confindustria Bonomi, parlando di PIL, ha detto che sono praticamente dati da guerra e il rimbalzo lo si ha soltanto con la grossa industria. Beh, diciamo che praticamente in questo periodo di lockdown e in questo periodo di pandemia economica e sanitaria, il nostro paese in effetti ha perso oltre il 10% di punti di PIL. Tra le altre cose, diciamo che la previsione 2020 è in parte positiva perché prevede poi un aumento, un recupero del 4,5% di questi punti PIL persi, sperando però che la pandemia sanitaria si blocchi perché proprio in questi giorni c'è una recrudescenza dei Covid positivi. Ecco, la situazione è però, diciamo, è sempre troppo comoda quando si parla di industrie, di grosse industrie. Il problema in Italia è sempre relativo alle piccole e medie imprese. Ma noi dobbiamo rammentare, chi ci ascolta deve tenere ben presente, ovviamente Bonomi quando parla in rappresentanza delle grandi industrie, però noi dobbiamo tenere ben presente che il 95% del tessuto delle imprese italiane è formato da piccole e medie imprese, quindi è gente che praticamente scende tutti i giorni per la sopravvivenza propria della propria famiglia e dei piccoli e dei collaboratori che loro hanno, dei lavoratori praticamente in numero esiguo, e quindi c'è bisogno di tenere presente delle problematiche di queste piccole aziende. Ovviamente queste aziende, le piccole e medie imprese, stanno tutte quante aspettando quello che poi sarà il recovery fund. Beh, il Recovery Fund speriamo che sia ben, come devo dire, ben speso da parte del nostro governo, anche se praticamente i tempi saranno purtroppo lunghi e nel frattempo c'è di mezzo la sopravvivenza delle nostre piccole aziende.